Bentornati con Pokémon Rubino, io sono DFDL e l'altra volta abbiamo esplorato la zona Safari e abbiamo battuto la nostra rivale vera per l'ultima volta qua davanti a questo edificio che è il centro commerciale di Algepoli. Ci entreremo a tempo debito. Ho fatto un paio di cose fuori schermo, ho messo a posto la squadra, nel senso ho fatto grinding, ho portato tutti al livello 40 tranne Mr. Bug. Se vi ricordate il motivo per cui non avevo portato Cloud C al 35 quando ho portato tutti al 35 l'altra volta, capirete perché non ho portato Mr. Bug al 40, ma quasi. Comunque, cosa è successo mentre facevo grinding? Cloud C ha imparato Drago Danza, che gli ho insegnato al posto di salvaguardia, mentre Elettra ha imparato Morso, che gli ho insegnato al posto di Tuono Onda. Ho messo anche un po' in ordine le mosse e poi sono andato a fare un po' di compere. Ho comprato i lavottini, che li stavo finendo. Ho comprato un po' di super pozioni, vedete quante ne ho. Un po' di revitalizzanti ho comprato, un po' di roba in generale. E ho depositato nel PC qualche strumento che non mi serviva per adesso. Comunque, cosa facciamo in questa parte? Prima di tutto esploriamo la città, iniziando appunto dal centro commerciale. Cosa succede? Cosa c'è nel centro commerciale? Quello che c'è in qualunque centro commerciale nella realtà, cioè si compra oggetti che troverete solo qua. Nemmeno nei Pokémon Market troverete gli oggetti che si trovano qua. Ce n'è uno in particolare che ho evitato di prendere fuori schermo, perché sì, ci sono già entrato fuori schermo appunto per fare quelle compere che ho detto prima. E lo prenderò on screen perché vi devo far vedere che prendo quell'oggetto. Mi sono conservato i soldi, dovrei averne abbastanza per prenderlo. Sì, ne ho anche più del doppio. No, più del doppio no, però ce ne ho abbastanza. Parliamo un po' con la gente, vi faccio vedere solo i momenti salienti sia del centro commerciale che della città in generale. Allora, parlando con questo tizio, questa tizia è una lei. Quelle coi capelli verdi sono donne e gli do sempre la voce da uomo. Questo è l'angolo lotteria Pokémon. Tutti i visitatori del nostro centro commerciale possono pescare un biglietto del Pokélotto. Se il numero del biglietto corrisponde al numero d'identità di un tuo Pokémon, riceverai un magnifico regalo. Vuoi pescare un biglietto del Pokélotto? Sì, perché no? Pesca un biglietto del Pokélotto. Il numero del biglietto del Pokélotto è 07000. Devo controllare se il numero corrisponde al numero d'identità di uno dei tuoi Pokémon. Attendi, prego. Non l'ho mai vinta sta lotteria. Spiacente, non ci sono corrispondenze, torna a trovarci. Semplicemente una lotteria, non so neanche che premi ci sono, ve li metterò sullo schermo adesso. È semplicemente quello. Le probabilità di vincere sono molto, molto basse. Vi ho già detto che io non ho mai vinto. Allora, qua ci sono due negozianti che vendono. Questo vende pozioni repellenti, in poche parole, e anche un paio di messaggi, mentre quest'altro vende oggetti curativi e funi di fuga e pokeball. Niente di che. Ok, qua vendono. Questa vende velocità X, special X, quegli strumenti da usare in lotta per aumentarsi le statistiche o super guardia, super colpo, questi strumenti qua. Mentre quest'altra serve per evsare nel modo più dispendioso, cioè comprando le vitamine. Vedete, vende proteina, calcio, ferro, zinco, carburante, PS su, i PP su non li vende. Mi sembra che non si possono neanche comprare i pipi su. Può essere? Bah, può essere. Ok, a questo piano, è il terzo piano, troviamo queste due tizie che ci vendono MT. Allora, MT 17 è protezione, questa è salvaguardia, questa è riflesso e questa è schermoluce. Questa vende la MT di difesa. L'oggetto che voglio comprare invece è una MT d'attacco, che sarebbe la MT38, potente attacco di fuoco che può scottare il nemico. La compro anche se non la uso ancora.
No, ne potevo comprare due, effettivamente. Questa è fuoco bomba. Questa è tuono. Questa è bora. Mentre questa è iperraggio. Sono 4 MT d'attacco. Ok, in questo piano vendono decorazioni per la base segreta. Non ve lo faccio neanche vedere. Vendono tutte e 4 decorazioni. Ci sono questi due distributori in cui si può comprare acqua fresca. Adesso l'ho comprata per sbaglio. Acqua fresca, gassosa e lemon succo. Sono degli strumenti molto buoni, perché l'acqua fresca costa neanche la metà di una super pozione e restituisce 50 PS. La gassosa anche lei costa neanche la metà di una super pozione e restituisce 60 PS, mentre il lemon succo ne restituisce 80 e costa esattamente la metà di una super pozione. La super pozione costa 700. È un ottimo affare prendere quegli strumenti piuttosto che le super pozioni. Ok, siamo nel museo. Se parliamo con questo tizio... Sono il direttore artistico del Museo di Belle Arti. Mi riempie di gioia vedere una persona giovane come te nel nostro museo. Hai già ammirato la nostra collezione di dipinti? Sì, vista. Oh, hai tutta l'aria di essere un allenatore di Pokémon. Ti interessi anche di pittura? Ma, diciamo di sì. Ah, ottimo, quindi hai un vivo interesse per la pittura. Posso chiederti di seguirmi? Sì, ok, perché no? Questa è la nostra sala mostre. Come puoi vedere non ci sono opere esposte. Qui non voglio esibire opere di arte classica. Questo tipo di opera è esposta al piano terra. Vorrei esibire quadri di arte moderna. L'arte, dopo tutto, non è fatta solo di opere antiche e famose. Nella sala mostre vorrei mettere opere moderne frizzanti con Pokémon che sprizzano gioia e vitalità. Scusa, non volevo monopolizzare la conversazione, ma visto che sei molto giovane e viaggi così tanto, devi senz'altro imbatterti in Pokémon vivaci ed opere che li raffigurano. Se ti capita di vedere un dipinto di questo genere, puoi chiedere il permesso all'artista per esporlo in questo museo? Esatto. In questo museo verranno esposti i quadri di un artista che vedremo in questa parte, perché è in questa città quell'artista. Ve lo spiegherò quando lo raggiungeremo. Per adesso non ci serve. Vedete che c'è il Team Magma in città. È perché, se avete visto l'altra volta, abbiamo incontrato il Monte Magma. Il Monte Magma, certo. Abbiamo incontrato il Team Magma che ci ha detto che andava al Monte Pira. Questa casa qua è importante, la casa delle eliminamosse. Per far scordare i Pokémon le mosse indesiderate. In questa casa c'è questo tizio che è l'eliminamosse. Ciao, sono l'eliminamosse. Posso far scordare le mosse ai Pokémon? Vuoi usufruire del servizio? Sì. A quale Pokémon vuoi far scordare una mossa? E possiamo far scordare le mosse MT ai Pokémon. È molto importante questo tizio. Ritorna se ci ripensi. Ci tornerò. State tranquilli, prima della fine del gioco ci tornerò. Ah, questo tizio ci dà una bacca frago. Questo tizio... Che cosa? Non sono ancora del tutto sveglio. Prendi questo. Hai ottenuto MT44. FDL mette via MT44. Che sonno. Il sonno è essenziale per la salute. Dormi e vedrai che ti sentirai meglio. Difatti questo tizio ci ha dato la MT di riposo. Mossa molto utile. Solo che fa addormentare il Pokémon. Ma abbinata ad una chesto berry o baccastagna, siete a posto. Strategia resto cesto. Questo tizio. Ho sentito voci su un nuovo allenatore molto forte. Dicono che stia battendo persino i capi palestra. Hai mai sentito parlare di questo nuovo allenatore? In realtà sta parlando di noi. Semplicemente. Ok, questa arena delle virtù è più grande del normale semplicemente perché ci sono le gare di livello massimo. Di livello master, vero? Sì, sono le gare di livello master. Allora, questo tizio. Se progredisci fino alle gare di livello master, potrai contemplare meravigliosi Pokémon che farebbero qualunque cosa pur di essere ritratti. Questo tizio è il tizio che fa i quadri da esporre al museo, quello di cui vi parlavo prima. In pratica, se un vostro Pokémon vince una gara di livello master, cioè scala tutte le gare, tutti i livelli prima e raggiunge il livello master e vince, questo tizio farà il quadro. E poi il quadro potrà essere esposto al museo. Allora, questo è un hotel, un ristorante, non lo so.
Sarà più importante dopo la fine del gioco. Per adesso non c'è niente di strano. C'è solo questo tizio che guarda la TV. Se gli passiamo davanti... Ehi, libera il campo, non riesco a vedere la TV. Ok. Quindi hanno raddoppiato i clienti usando i Pokémon come attrazioni? Se un Pokémon carino diventasse la mascotte della nostra locanda... Chissà, magari potremmo aumentare la nostra clientela. Oh, scusa, ero troppo preso a guardare la TV. Da quando il Team Magma è giunto in città non abbiamo più visto un turista. Qua, una curiosità, ci sono sti due vecchietti che stanno guardando il mare e se gli parliamo, non si girano. Sono passati 60 anni da quando mio marito mi ha chiesto in moglie qui. Il mare è più bello che mai. Mentre noi diventiamo vecchi, il mare rimane sempre giovane nella sua magnificenza e vitalità. Semplicemente gli parliamo, non si girano perché stanno guardando il mare. Ottima scelta. Ottima scelta. Veramente. E qua c'è uno strumento, che è un repellente max. Wow. Il repellente più inutile della storia dei repellenti, perché in rapporto prezzo numero di passi, il repellente, il super repellente è più efficace. Meno passi ma anche meno prezzo. Non mi ricordo quanto costa in più il repellente max, ma so che in rapporto al numero di passi costa di più. Ok, per Porto Alghepoli è tutto. Ci avviciniamo al Monte Pira. Sì, non vedo altro da fare. Pokémon selvatici. Ok, per andare al Monte Pira bisogna fare surf da qui. Zaino. Mettiamo un super repellente, va? Ce li ho i super repellenti, vero? Sì, li ho comprati. Ok, scusate l'interruzione, dicevo, possiamo andare. Mi si sono staccate le cuffie. Ed è successo un casino. Comunque, per andare al Monte Pira si può andare di qua. Io però non voglio andare direttamente al Monte Pira. Voglio andare prima qua giù, in questo percorso. Prima esploriamo qua di fianco, vedere se c'è qualcosa di strano, di utile. No, non c'è niente, non credo. Prima di andare effettivamente al Monte Pira, che è qua dentro, andiamo qua giù. C'è qualcosa di molto importante. Niente, non risponde. No, non ci sono strumenti nascosti. È finito l'effetto del repellente. Yes. L'albero si può abbattere con taglio. Usiamo taglio. No, io no usare taglio. No, Superman no in casa. E sfidiamo questo tizio. Essere sensitivi è una questione di forza di volontà. Io sono fermamente convinto di non perdere con nessuno. Ciò mi rende forte. Se lo dici te. Ok, abbiamo Mr. Bug al 40. E vediamo cosa succede al livello 40, Mr. Bug. Mr. Bug si sta evolvendo, finalmente. Aggiungerei. E si evolve nel magnifico Armaldo. Yes, finalmente abbiamo la squadra completamente evoluta. Manca ancora l'ultimo Pokémon e manca ancora un bel po' prima di ottenere l'ultimo Pokémon. E qua c'è una caramella rara. Yes. C'è anche uno strumento nascosto qua sotto? No. Dicevo, vediamo subito Armaldo. È un ottimo Pokémon, Armaldo. Non c'è che dire. Guardate che bell'attacco. 109 d'attacco. Credo che sia l'attacco più alto di tutti. Sì, decisamente. È più alto di Consuela. A 7 d'attacco, Consuela. Mamma mia, che statistiche brutte. Ma è perché è di livello basso. Zigzagoon le sue statistiche le fa. Comunque, per adesso abbiamo la squadra completamente evoluta. Nessuno si evolverà mai più. A parte l'ultimo Pokémon che prenderò più avanti. Che sarà il Pokémon d'acqua famoso che avete votato. Lo prenderò molto più avanti quel Pokémon d'acqua. Tentacool lo potevate già escludere. Madamo lo potevate escludere. E uno degli altri due. Nessuno dei due è ancora da escludere. O Cinchu o Sfil. Vedremo. Oh, Bacche pesca. Ok, abbiamo
raccolto le bacche, non voglio piantarne una. Questa tizia... Adori i Pokémon di tipo erba. Hai dei Pokémon di tipo erba? Cosa? Anche a te piacciono i Pokémon di tipo erba, vero? Sono così contenta, eccoti questo, impegno della nostra amicizia. Abbiamo ottenuto MT-19, che è la MT di Giga Assorbimento. E sarà una mossa di Garden Boy. Per adesso non gliela insegno ancora, perché non si sa mai che mi serva spazio per una qualche MN che non potrò usare. Con i miei Pokémon erba controllo gli alberi, sono come un medico degli alberi. Sì, va bene. Non voglio riparlarti. Ok. Giga Assorbimento è la versione potenziata di Assorbimento. Più potente di Mega Assorbimento, di sicuro. Usiamo Taglio qua. Cosa c'è di interessante? A parte le bacche, a parte i Pokémon selvatici. Prendiamo ste bacche, va. E prendiamo l'oggetto nascosto che non c'è qua. Ok. Abbiamo preso le bacche mela. Qua giù c'è questa che è un'allenatrice. Monte Pira, dove riposano gli spiriti dei Pokémon. E i tuoi Pokémon riposeranno? Ok, abbiamo battuto Elvira Streghetta. Qua deve esserci uno strumento nascosto. Un'iperpozione, yes! Mettiamo via iperpozione nella tasca strumenti. Non scendiamo qua sopra. Evitando i Pokémon selvatici magari. Io direi, mettiamo un repellente. Va. Qua c'è un ovvio strumento nascosto, che è un super repellente, quello appena usato. Ok. Qua c'è uno strumento che è un elisir. Wow. Adesso dove scendo? Qua sopra? Niente, non risponde. Andiamo prima di qua. Vuoi vedere quanto sei forte? Facciamo un test. Ok, abbiamo battuto sta tizia. Bisogna stare attenti a come si scende in questi posti, perché non si sa mai dove si finisce. Intanto curiamo con l'acqua fresca Mr. Bug. Ok, così va bene. Sto tizio qua. Hai una discreta collezione di medaglie. Fammi vedere se te le sei meritate. È questo che è un... Da qualche parte qua c'è uno che ha uno Shiftry che mi dà un casino di problemi. Ok, era questo che aveva quello Shiftry Axone che usava... coso, com'è che si chiama? Usava doppio team e... qua sotto c'è qualcosa, ma ho paura ad andarci. Oh my god. Là c'è qualcosa, non so cosa, ma c'è qualcosa. Niente, non risponde. Qua? C'è una pozza d'acqua. Tanto dovrò rifare il giro. Strumento. Calcio. Wow. Abbiamo trovato uno sport. Ok, brutta battuta. E devo ritornare su. Ok, siamo scesi dove non siamo scesi prima. Cioè qua. Vediamo cosa c'è. C'è sta tizia e basta, vero? Chi ho davanti? Mr. Bug. Sì, usiamo Mr. Bug. Non riposare sugli allori se i tuoi Pokémon sviluppano poteri psichici. Questi poteri devono raffinarsi per diventare veramente utili. Ok, abbiamo fatto e Mr. Bug è salito al 41. Ordiniamolo e mettiamolo al posto. Mettiamo Elettra, va? E qua siamo dove eravamo prima. Quindi, voliamo. La prossima volta faremo il Monte Pira. Quindi, io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Pokémon Rubino. Ciao!